Ciao a tutti, io sono Marco, socio del Luganega e siamo qui questa sera insieme a Simone Clincon che ci presenterà il Raspberry Pi, la stampa 3D e lascio a lui la parola. Sera a tutti, grazie a Marco di avermi introdotto e questa sera sono qui per presentarvi l'argomento della serata, ovvero il Raspberry Pi insieme alla stampa 3D, che di solito tendono a fare sempre una copiata vincente. Partiamo un po' dal focus di quello che andremo a trattare. Praticamente la stampa 3D è una semplicissima tecnologia di costruzione di pezzi che parte dal progettare tramite un disegno al CAD dei pezzi costruiti usando delle plastiche che si possono essere a filo o delle resine che sono stampanti a liquido praticamente, che praticamente consentono di costruire il pezzo progettato al computer poco prima. Ed è un metodo alternativo per recuperare per l'appunto magari parti di ricambio a basso costo che non sono più vendute o non più in produzione anche magari. E ultimamente sta ottenendo per via dei suoi costi contenuti un'ampia espansione, soprattutto in ambito domestico, infatti sempre più di noi hanno una stampante 3D in casa, in ambito industriale, in quanto consente di fare dei modelli in maniera molto rapida senza la necessità di costruire uno stampo in gesso piuttosto che un altro stampo, o anche in ambito sanitario, in quanto sta prendendo piede l'utilizzo di materiali biomedicali per stampare protesi, come potrebbe essere ad esempio invece un organo ricreato in 3D per l'appunto, come un cuore, e tanti altri utilizzi sempre in ambito sanitario. Però la stampa 3D soffre di un grosso problema, chiamiamolo così. Purtroppo la macchina è di solito una semplicissima scheda che fa girare il software di stampa e non ha nessuna possibilità di essere controllata da remoto. Quindi in un ambito aziendale, industriale, che ci sono gli operai addetti, è un conto se riesce a monitorarla giorno e notte. In un ambito domestico invece la stampante spesso viene fatta partire, si stampa, magari noi andiamo via perché o dobbiamo andare al lavoro o andiamo a dormire, con il problema che innanzitutto non possiamo controllare la stampante in caso di problemi, perché non siamo fisicamente presenti davanti al mezzo. E dopo, se la stampa finisce nel pieno della notte o magari noi non siamo a casa, la stampante resta accesa tutto il tempo e consuma corrente, che è un problema non da poco visto il periodo che si sta passando di elevato consumo energetico e crisi ambientale in arrivo, insomma. Da qui nasce l'idea di creare Octoprint al suo tempo. Octoprint, e col tempo ovviamente sono nati anche tutte le sue derivazioni, che è praticamente una sorta di software che praticamente consente l'interfacciamento da remoto di una stampante 3D. È stato sviluppato appositamente per stampanti 3D sulla stregua dei vari programmi come Candle o GRBL per il comando delle frese a controllo numerico. Quale potrebbe essere però un motivo per il quale collegare in remoto una stampante 3D? Innanzitutto, come detto prima, la gestione da remoto. Far partire una stampa 3D senza la necessità di dover prendere la SD della stampante, andare nel computer che magari è pieno di sopra, caricare il file, tornare giù con il file, far partire la stampante, la possibilità di gestirla da remoto, magari anche con l'uso di una telecamera, perché no? Può aiutare velocemente anche in ambito. Ho una piccola printer farm a casa, cioè una serie di stampanti 3D che stampano su commissione, così facendo le controllo tutte e cinque da una semplice postazione. Come introdotto il discorso della telecamera, infatti la possibilità di monitorare questa stampante tramite webcam, facciamo finta, sono al lavoro, sono in pausa, voglio vedere se la stampante stampa ancora, accendo il mio telefono, mi collego da remoto, vedo la stampante che stampa e in caso avesse problemi posso tranquillamente spegnerla da remoto. La gestione dei tempi di accensione delle macchine inoltre può essere controllata sempre tramite queste piattaforme remote. Che significa? Tramite l'utilizzo dei relay smart, ad esempio, io posso disabilitare la stampante da remoto tramite Octoprint che su Raspberry, usando la GPIO, può dire al relay di disattivare la corrente di alimentazione della macchina. Questo porta dei risparmi energetici. Infatti, l'ottimizzazione energetica è uno dei tanti parametri per il quale Octoprint viene utilizzato. Inoltre c'è tutta una serie di implementazioni aggiuntive che consentono tramite la GPIO del Raspberry di abilitare ad esempio sensori di utilizzo per la rilevazione del fumo. Facciamo finta, in caso di problemi la stampante
inizia a fondere plastica, a fare fumi che non deve fare. E stavamo dicendo, ah sì, che tramite un Raspberry che ha dei GPIO pilotabili tramite software, ci possono installare dei sensori per il fumo, ad esempio, facciamo finta, la stampante ha un problema elettronico, l'alimentatore inizia a fare fumo e bisogna spegnerla e noi non siamo a casa, il sensore di rilevamento del fumo stacca automaticamente tramite il GPIO che comanda il relè la stampante. Ci possono implementare dei sensori per il rilevamento di quando il filamento si inceppa o inizia a muoversi per i fatti suoi dove non dovrebbe, il famoso spaghetti detector, che è un plugin molto utile che può avere un'implementazione futura ampissima, ma lo tratterò più avanti, e di una serie di altri sensori, come può essere ad esempio il sensore di un enclosure se stiamo stampando materiali termici molto sensibili a temperatura ambientale e via dicendo. L'implementazione di un Raspberry di solito a un basso costo, alla fine si tratta solo del Raspberry, un alimentatore 5 volt, basta quello da telefono e il cavo USB lo abbiamo tutti più o meno, no? La possibilità di gestire la printer farm con un Raspberry, che alla fine è una single board dalla potenza veramente bassa rispetto a un computer normale, la possibilità di gestire più stampanti 3D da un Raspberry è una cosa che comunque è molto meglio piuttosto che dedicare interi server che hanno dei costi non solo di costruzione, perché un Xeon può costare rispetto a un Raspberry, ma anche proprio costi di gestione. Un Xeon consuma 100 e passa watt solo il processore, il Raspberry è una soluzione di 5 watt praticamente. E dopo c'è un fattore determinante per il quale non si usano i computer Windows di solito per fare Octoprint, è una maggiore sicurezza con le stampe di USB. Questo perché Windows purtroppo ha una gestione della porta seriale, la famosa porta COM, alquanto penosa. E l'utilizzo di un programma come può essere uno slicer per la stampa 3D, per fare una stampa via USB su una stampante, spesso porta a un buon 80% di possibilità di fallimento della stampa. Questo perché Windows a ogni X secondi riavvia la porta seriale via lato software e quindi si perde la stampa. Il Raspberry invece, che funziona in una maniera diversa, praticamente non ha questo problema e quindi viene soprattutto preferito quelli che preferiscono stampare via USB piuttosto che via USB, anche perché magari hanno delle stampanti vecchie basate su schede che per l'appunto non hanno il lettore SD. Il collegamento alla macchina in remoto negli ultimi tempi, diciamo, non si limita più al Raspberry vero e proprio come era inteso originariamente. Infatti sono stati copiati i sistemi di Octoprint implementandoli in un vero e proprio firmware per stampanti 3D, come può essere ad esempio quello fatto da Duet, che è questa scheda madre per stampanti 3D qua in mezzo, questa qua blu, oppure da schede di espansione, che sono delle semplicissime schede di espansione che fanno girare una sorta di Octoprint personalizzato e si collega al posto del display su qualsiasi stampante 3D e col costo di 5 euro rispetto ai 40 attuali del Raspberry si riesce a collegarlo a qualsiasi stampante e avere un sistema remoto per andare online con la stampante. Di solito però l'Octoprint vero e proprio si intende il mini PC o anche un PC utilizzato che fa girare una distro personalizzata di Debian chiamata OctoPI, che per l'appunto è il nostro Octoprint. Octoprint inizialmente era un software che andava installato, successivamente con lo sviluppo è stata sviluppata OctoPI, che non è nient'altro che una distro che contiene solo Octoprint e non ha problemi di all'avvio starla a caricare man mano il software di stampa, insomma. E implementa anche tutta una serie di funzioni come lo slicer, il controllo per i sensori, un'implementazione diretta con i GPIO del Raspberry e via dicendo. Inoltre è compatibile anche con tutti i cloni del Raspberry, a differenza di Octoprint. OctoPI infatti gira anche sulle SBC di Orange PI, Banana PI, Rockchip e via dicendo. Con Octoprint dopo, giustamente, quando una soluzione è vincente si tende a essere copiati, insomma, no? Mettiamola così. Quindi praticamente dopo Octoprint sono nati Duet Web Control e RPTS Server, con Octoprint che è la nostra soluzione originale e Duet Web Control è la versione sviluppata da Duet per le sue schede madri che copia quasi tutto da Octoprint, e RPTS Server che tratterò nello specifico più successivamente, che però è una soluzione più lato aziendale, come per l'appunto dice il nome server. Inoltre ci sono delle tre sottodistro di Octoprint,
che vabbè, è Octoprint Stock, ma è come distro a parte perché contiene solo Octoprint senza i slicer, senza niente, è proprio una versione che gira anche su Raspberry Zero, non pesa niente. Mainsail, che è quella più recente di tutte, e Octodash. E adesso andremo ad analizzarlo un po' più nel dettaglio. Octoprint è la distro più famosa ed è anche tuttora adesso quella più usata. Si basa su un qualsiasi Raspberry Pi o similare, quindi Orange Pi, Banana Pi, vi dicendo, ed è per l'appunto la più leggera in assoluto, senza contare che è anche la più sviluppata. Non a caso la community ha creato un'infinità di plugin diretti per questo Raspberry, per questo software, che hanno reso permissibile l'utilizzo di relay, smart plugs, sensori, tutta una sorta di parametri della stampante 3D e addirittura anche il comando stesso della stampante 3D. Infatti con certi software per la stampa 3D come può essere Clipper piuttosto che il Raspberry 3D, tu puoi tranquillamente togliere la scheda madre della stampante 3D e collegare tutto a Raspberry e si arrangia Raspberry tramite Octoprint e i vari plugin a comandare la stampante. Queste ovviamente sono soluzioni per persone molto più smanettone, però la possibilità di connettere un Raspberry via USB alla stampa 3D, alla stampante scusate, e far partire le stampe da lì, la rende di sicuro la più facile da usare. Inoltre ha tre interfacce customizzabili che sono, a seconda dell'hardware usato, la possibilità di personalizzare la propria stampante anche secondo i propri utilizzi, e adesso andremo a vedere. Questa è l'interfaccia stock di Octoprint, si può notare come sia molto scarna, quasi hanno le informazioni sulla stampa in corso, tre comandi di base, stampa, pausa, annulla, grafico di controllo, file da stampare. Fine. Questa è Octoprint, è la più semplice di tutte. Dopo c'è Mainsail, che è la più recente di tutte delle varie distro di Octoprint. È nata dall'ecosistema di una stampante 3D che è nata relativamente parlando in tempi molto recenti, che è la Voron, che è una stampante 3D autocostruita, costruita dagli ingegneri praticamente aerospaziali, che hanno deciso di mettersi nel mondo della stampa 3D. Questa distro di Octoprint poi è diventata talmente prestante e famosa che adesso sta prendendo sempre più piede anche per le persone che hanno una stampante 3D in privato. È praticamente un mix di Octoprint, quindi tutti i suoi plugin, i controlli, gli interfacciamenti, con però l'interfaccia di comando di Duet Web Control. Quindi si può comandare la stampante 3D anche in tutti i suoi singoli parametri. Loaming, muovere un asse piuttosto di un altro, andare a stampare questo, l'interfacciamento con la telecamera in maniera diretta, e inoltre, proprio per essere il suo, come si può dire, software più potente, implementa anche dei controlli in intelligenza artificiale integrati proprio nel software, senza necessità di andare a installarli, che quindi puoi implementare anche la gestione della stampante per capire se si sta muovendo troppo, se ci sono problemi, se ha problemi stacca tutto, oppure ti mando un messaggio con l'allerta, controlla la stampante perché ha problemi, vi dicendo. Il suo svantaggio è che è la più pesante come risorse hardware, infatti sui Raspberry Pi 4 stenta a girare sulle versioni con meno di 4 GB di RAM, inoltre è la più complessa da installare perché principalmente si basa solo su Clipper, si chiama, che è un firmware per stampanti 3D che si basa per l'appunto sull'installazione di tutto il software della stampante, compreso anche il firmware che fa muovere gli assi su Raspberry. E questa è la sua interfaccia, si può notare già a differenza di quella di prima come sia, come si può dire, molto più piena, con più parametri di comando, più informazioni date, più tasti e via dicendo. Questa è proprio la più potente in assoluto, che però sta prendendo piede solo adesso. Dopo c'è Octodash, che non è nient'altro che una distro di OctoPI che ha tutte le implementazioni per l'installazione di uno schermo touch sui GPIO del Raspberry. Quindi si può trasformare la propria stampante 3D in una vera e propria CNC a controllo manuale, dove volendo si possono dare i comandi tramite il display touch. Inoltre è tutta una sorta di serie di plugin suoi che girano solo su questa distro, perché sono stati sviluppati per l'unione di questa interfaccia grafica che si vede qua, tipo fare tutti i tasti già prefatti per i vari riscaldamenti, i vari comandi di controllo, relay, luci, LED. Inoltre è tra virgolette la più leggera, perché non ha quasi niente dentro. Il problema è che purtroppo, essendo sviluppata da poche persone, ha pochi plugin, e quindi se uno vuole fare un utilizzo più intensivo alla propria stampante deve puntare tutto o su Octoprint o su Mainsail. Però
sta prendendo piede anche questo proprio il fatto che è uno schermo touch che è molto simpatico anche da vedere, onestamente, e consente di pilotare la propria stampante senza la necessità di connettersi via remoto, che magari manca il wifi in quel frangente, via Octoprint se manca la rete è inutilizzabile, con Octodesk invece si riesce bene o male a caricare i file e a farli partire, insomma. E dopo ci sono le varie alternative a Octoprint, che sono il due thread control accennato prima, che è fatto per le schede rep wrap firmware, come può essere la Duet o quelle che stanno prendendo piede adesso della SKR, che è per l'appunto la più potente interfaccia esistente attualmente in commercio per le stampanti, insomma. Però ha due problemi, che innanzitutto è limitata all'alto hardware, perché gira per l'appunto all'interno della scheda della stampante 3D stessa, e quindi gira attualmente solo su un ESP32 come potenza ed equivalenti. E inoltre ha un problema che, visto che gira per l'appunto su un hardware miserabile, perché bisogna dire l'ESP32 rispetto a un Raspberry non è nulla come potenza, ha pochissimi plugin compatibili, e tutti gli utilizzi, ad esempio webcam, Raspberry con l'interfacciamento remoto per il comando di un relay e tutto, sono molto limitati, e quindi passa sempre in secondo piano. Per quanto sia la più completa e potente interfaccia, questa passerà sempre in secondo piano. E dopo, questa è l'interfaccia di Duet, si può vedere come sia stracolma praticamente di funzioni, però essendo che gira su un ESP è molto limitata lato plugin, e quindi per un utilizzo IoT della stampa 3D diventa un po'... diventa sì, simpatico, carico il file dal mio computer tramite l'IP e dopo basta, mi accedo all'interfaccia, la comando, però non è che posso farci più di tanto. E dopo c'è l'ultima, che è spesso dedicata a proprio a vere proprie printer farm o aziende, che si chiama RPTS Server. Innanzitutto RPTS Server ha un problema, è l'unica distro di OctoPI a pagamento. Se tutte le altre soluzioni sono gratuite, o quantomeno basta comprare l'hardware che le supporti e dopo si può tranquillamente installare, RPTS Server ha proprio una licenza a pagamento che si paga ogni anno, 99 euro l'anno mi sembra che sia attualmente. Praticamente gira su tutti i tipi di PC, che sia anche un computer Windows o un Mac, praticamente non ha problemi di compatibilità di sorta, a differenza di OctoPI che gira solo sui Raspberry o sui cloni relativi. Inoltre è anche l'unico software che consente non il controllo di più stampanti, perché OctoPI e anche tutti gli altri equivalenti citati prima hanno la limitazione a una sola stampante. RPTS Server invece consente di controllare più stampanti contemporanea. Inoltre, già di suo di fabbrica ha tutto l'equivalente dei plugin di OctoPI, inoltre implementa anche già la user interface per il display touch. Basta connetterlo via HDMI o via GPIO, lo rileva in automatico e carica la sua interfaccia. Di base sarebbe anche molto più completo di Octoprint e altre soluzioni, proprio perché essendo una soluzione a lato aziendale, infatti può addirittura andare a modificare la EEPROM delle macchine connesse via USB in simultanea. Se ad esempio si vuole andare ad aggiornare il firmware, puoi farlo tranquillamente senza necessità neanche di compilarlo perché si arrangia lui. Però l'enorme limitazione che ha pagamento e andare a pagare tutti i vari plugin interni, già quando si paga la licenza di RPTS Server diventa un costo non indifferente. Infatti tende ad essere usata solo dalle aziende che hanno proprio tante stampanti 3D da comandare in contemporanea. E l'interfaccia, sì, è questa qui, praticamente ha tutta una serie di pagine e grafiche che ti consentono di pilotare la stampante, caricare il G-code, monitorare le temperature, settare tutto tramite un semplicissimo programmino su Windows piuttosto che su Linux o che macOS e via dicendo. Però, come si dice il detto, la qualità si va a pagare. Per quanto questo sia il più potente di tutto, il prezzo fa desistere molti dall'utilizzarlo. Infatti è proprio il programma meno usato di tutti per pilotare stampanti 3D tra i privati, insomma. Questa era una breve accenno su tutti i tipi di controlli remoti. Quindi adesso lascerai spazio ad eventuali domande, approfondimenti, se ce li sono, che rispondiamo più che volentieri. Ma tu, Simone, permetto di chiederti. Quindi dicevi che per i privati quest'ultima soluzione è, diciamo, quella più... meno diffusa, ma invece il lato, non so, aziendale o comunitario, cioè se si può dire così, è più diffusa, o che voi sappiate?
In ambito aziendale, RPT Server viene preferito proprio per via che, essendo proprio una soluzione lato aziendale, viene anche con un supporto tecnico che non può, non è come la community che può esserci su Stack Overflow o su GitHub o quantomeno su Reddit del Raspberry, ma è proprio un supporto tecnico vero e proprio con un suo numero verde di riferimento che anche un'azienda che ha bisogno di fare produzione con le stampe 3D li chiama, tempo 5 minuti hanno già la soluzione, insomma. Non è una ricerca come potrebbe essere: io ho un problema sul mio Raspberry, vado su internet, vado alla ricerca e ci sto là tutta la notte, ad esempio. Sì. È una soluzione ambito aziendale. Viene molto usata dentro le aziende, neanche tanto nelle nostre zone, perché la stampa 3D nelle nostre zone in azienda ha ben poco piede, però in aziende grosse di Milano o di Roma che ho avuto modo di vedere a suo tempo con esperienze lavorative precedenti, viene tanto usato. Anche perché basta un Raspberry o un computer, anche quelli con gli Intel Atom, che adesso non si sa che cosa farci, per pilotare un numero infinito di stampanti. Quindi per un'azienda che ha bisogno solo di mandare i G-code in stampa su 10 macchine, invece starla a fare una chiavetta e mettere in tutte le stampanti, con una soluzione del genere risparmia tantissimi tempi, senza contare che ha tutta la serie di plugin che per un'azienda come può essere il controllo di ogni singola stampante con ogni singola telecamera dedicata è utile per loro. Per un privato come me, ad esempio, che è vero che io ho 4 stampanti che stampano sempre, però 99 euro all'anno sono tanti alla fine, se considerando che poi devo aggiungere i costi di tutti i plugin che voglio aggiungere, piuttosto perdo tempo su Raspberry e io me lo configuro come voglio io con Mensail piuttosto che Octoprint. Sì, certo, poi c'è anche il livello di soddisfazione diverso. Esatto, un'azienda ha solo bisogno di produrre, quindi lei ha solo bisogno di tempi di produzione e di pausa più brevi possibili, quindi praticamente paga il servizio per avere la macchina all'infinito. Mm-hmm. Un privato, se anche una macchina si ferma per 10 minuti invece che 5, vabbè, non è un gran problema alla fine. Sì. Ma forse non ho capito bene io, ma a livello di difficoltà di configurazione, diciamo, di Octoprint per un utente tra virgolette medio, dai, che comunque... Allora, adesso hanno fatto il nuovo installer di Octoprint, quindi tu praticamente scarichi lo zip di Octoprint dal sito di OctoPI, lo flashi dentro la SD con Balena Etcher e dopo lo colleghi all'Ethernet e accedi via IP. La configurazione è automatica, ti basta solo mettere dentro i settaggi della tua stampante o che vuoi tu, della tua rete, basta. Ma è tutto un installer grafico alla fine, non è come all'inizio a linea di comando. Ok, ok. Ma è comunque gira solo su OctoPI, come dicevi, oppure può essere installato anche su Raspberry, ad esempio? Allora, Octoprint, inteso proprio come software, gira solo sulla distro OctoPI, quindi Raspberry ed equivalenti, Balena PI, Banana PI, Orange PI, le schede Rockchip come la Asus Tinkerboard e via dicendo. Se si intende invece il software di controllo remoto, quindi proprio il software che comanda da remoto i Raspberry, ci sono dei porting anche per Windows che però sono stati abbandonati, perché se uno deve spendere 30 euro per un Raspberry o 50 euro per lo sviluppo di una distro di un programma su Windows, spende 30 euro per il Raspberry e via. Questo è il ragionamento che hanno fatto a suo tempo. Come lato complessità, con lo sviluppo sta diventando sempre più facile. Adesso c'è la 0.19 di OctoPI, che è una cavolata veramente da installare, perché pesa un giga neanche, poco meno. Si mette sull'SD, tu carichi l'SD, è già pronta, con i config già pronti anche per la stampante. Una volta invece dovevi proprio configurare la linea di comando anche tutti gli aggiornamenti a Raspberry. Adesso da Octoprint tu puoi aggiornarti i Raspberry senza problemi, insomma. Ok, ottimo. Posso chiedere una cosa? Certo. Ok, allora, io sono un insegnante e ho seguito questo progetto qua, che adesso vi metto in chat, ed è un progetto dell'INDIRE, ok? Praticamente un'emanazione del Ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto INDIRE Stampa 3D. Usano anche loro una piccola distro che si chiama all'interno SugarCAD,
che è un softwareino per la modellazione in 3D dedicato ai bambini praticamente. E a scuola noi lo usiamo anche perché questo ci permette di bypassare come dire, l'uso del software in rete. Abbiamo poca banda a scuola, io ho preparato 2-3 Raspberry e con sopra appunto Intredire e gli alunni collegandosi sulla rete locale possono usare questo software. Il nostro problema è quello che abbiamo tra due stampanti che ce le hanno donate e altre stampanti che abbiamo acquistato, che però sono abbastanza complicate da gestire. Io sono quello che ne sa un po' più di tutti, però insomma sono anch'io alle prime armi. Il problema è questo. Una volta usato Octoprint, il problema della configurazione, che è la cosa più difficile alla fine, quella di far vedere tutte le stampanti. In un plesso ne ho due, in un altro plesso una, in un altro ancora ne ho un'altra praticamente. E vorrei uniformarle. Ci sono dei servizi che sappiate voi che riescono a farlo anche a pagamento, perché ovviamente la scuola... Dipende, che stampanti sono? Allora, ho una Wanao, che non me la ricordo più il modello. Poi ho una Da Vinci, sono tutte quelle stampattine piccoline lì che si vendono nei vari store per le scuole, store. Sono stampantine piccoline praticamente, niente di... C'è un piccolo problemone, cioè... Allora, facciamo una premessa. Col lavoro che facciamo io e Matteo, che si tratta proprio di manutentare e sistemare stampanti 3D, tendiamo sempre ad andare dritti al sodo. C'è un problema con la stampa 3D, che ogni macchina è a sé stante. Non... Puoi anche comprare 10 plus i 3, come può essere il mio clone che attualmente... è la che stampa, però saranno tutte diverse. Questo bisogna dire. Ogni stampante avrà i suoi parametri, i suoi G-code di start e tutto quanto. Quindi uniformarle, già dire, partire col preconcetto di uniformare le stampanti, non dico che è impossibile, però con stampanti non industriali è quasi impossibile. Ok? Diciamo quasi, perché se si ha culo si becca le stampanti che bene o male hanno la stessa calibrazione di fabbrica con gli spazi millimetri e tutto, e quindi si riesce a fare qualcosa. Ma scusa, non posso esportare un file di configurazione una volta? No, il file, mi salvo il file e lo metto sui vari Raspberry. No, proprio per il fatto che Indire crea l'STL, ok? Crea proprio l'STL, che è il file stereografico o stereolitografico, mi sembra che si dica, del pezzo che devi progettarti. Quindi non è il comando G-code, quindi la lista di comandi in G che vanno alla macchina, è proprio il pezzo in 3D. Immaginatelo fatto con Fusion ad esempio, piuttosto che con AutoCAD, o proprio per l'appunto con Indire. Quello che cambia la possibilità di stampa invece è lo slicer, che quindi può essere Prusa Slicer, Cura Ultimaker, Super Slicer, quello per la mia Voron che è qua dietro, piuttosto che può essere ad esempio un Repetier Server che fa proprio questa funzione. Qual è il problema? Su dei software gratuiti si riesce a personalizzare qualsiasi versione, perché ad esempio hai citato poco fa la Da Vinci, che è una stampante che purtroppo è nata, non dico male, ma è nata sfortunata nell'epoca dove c'è la Ender 3 Pro che costa 160 euro, la Da Vinci ne costava quasi il doppio all'uscita, e quindi avevano avuto ben pochissimo supporto da parte della community, come potremmo essere io e lui che facciamo le build di Marlin per le stampanti 3D, tirando anche qualche rigorosa saracca, perché di solito non ci attacchiamo quasi mai al primo colpo, e quindi non troverai, o comunque con molta rarità si trovano dei software che implementano dei preset già fatti per tali stampanti. Ad esempio la Ender è diventata famosa proprio perché Cura Ultimaker e Prusa Slicer hanno implementato di default il profilo per la Ender, che l'hanno resa di fatto anche per chi ha a scuola tanti alunni e vuole facilitare la cosa, si compra 10 Ender e con un software solo ha già tutti i 10 stampanti preconfigurate.
Ok, aggiungerei che per, diciamo, per avere in mente questa idea, ovvero quello di mettere più stampanti insieme e farle stampare, tra virgolette, a ciclo continuo o comunque con un sfruttando Octoprint o soluzioni similari, l'idea di base di partenza è: devo avere più copie della stessa macchina. Diciamo, è il passo zero. Se incomincia ad avere un parco macchine diverso tra di loro, ti complichi la vita inutilmente e diciamo, talmente ti fai male con le tue stesse mani, perché poi ogni stampante c'ha non solo c'hai i pregi e i difetti di ogni modello, ma c'hai, dopo devi anche subirti i pregi e i modelli di ogni esemplare, quindi senti la complessità che ti va su e stampi. Perché ad esempio possiamo fare finta, abbiamo due stampanti uguali, una per stampare il PLA bene deve avere il flusso al 110% perché ha la molla troppo tesa, quell'altra stampante che ha la molla poco tesa ho da stamparla col flusso al 95% ad esempio. Però qual è il problema di Indire? Indire si occupa di trasformare in un G-code generico, perché alla fine i comandi G-code sono sempre quelli: G28 per l'homing, G1 per lo spostamento, G92 per il fine stampa, sono sempre quelli. Qual è il problema? Che cambiano tutta una serie di parametri che sono all'interno del firmware della macchina. Quindi Indire questa cosa non può saperla quando tu hai 5 macchine diverse. Dà per appurato che tu hai stampanti tutte uguali, ma non proprio uguali di modello, ma uguali anche di esemplare. Quindi proprio macchine non plus ultra calibrate in qualsiasi parte d'azienda, e dopo lui ti fa un G-code generico, che tra l'altro in teoria girando su un Raspberry penso che anche sia proprio un G-code non solo generico, ma ancora di più, proprio ha solo lo start e la fine della stampa, non penso che si possa andare a fare tante impostazioni come il riempimento, il numero pareti, top e bottom, infill e tutte queste robe qua. Penso che sia un software molto generico, anche perché per l'appunto è pensato per le scuole. Un bambino ad esempio di 10 anni dubito che gli si dia un programma, non dico aziendale, ma complesso, come può essere Super Slicer, che ha tutti i comandi di qualsiasi cosa possibile esistente di una stampante 3D. No, gli alunni usano solo SugarCAD, che è una specie di Tinkercad. Non sto al servizio Tinkercad, è un... ecco. Sì, è un CAD online praticamente, Tinkercad. Ok. SugarCAD è diciamo la versione italiana di Tinkercad, non è male per la scuola, ecco. I bambini disegnano solo gli oggetti 3D, dopo il problema è prendere l'STL e mandarlo alla stampante, che se in un plesso ho appunto la Wanao, in altre ho due Da Vinci, tra l'altro modelli anche diversi. L'unica lì purtroppo sarebbe l'idea di prendere un Raspberry, clonarlo con tutte le stampanti configurate e poi girarlo in tutti i plessi, ecco. La penso che torni più... Allora, qui la situazione è un pelo complicata, perché nel senso, penso aver capito che tu vuoi avere un solo Raspberry con dentro i presetting già pronti, certo, della tua... Quando scelgo la stampante da Octoprint, scelgo già il modello che ho e quindi... Octoprint in fase di configurazione viene configurato per lo slicer interno, perché Octoprint alla fine ha un suo slicer all'interno, che è un Cura Ultimaker di tipo 3 anni fa, mi sembra. Quando tu vai a installarlo, tu gli vai a dare i parametri della macchina, no? Se in teoria, se la macchina... ha lo stesso tipo di cinematica, diciamo, quindi cartesiana, presumo che sia a sto punto, perché in teoria la Wanao ha la i3, che è una cartesiana. La Da Vinci non saprei, perché so che inizialmente aveva una cinematica tutta sua. È stato uno dei suoi motivi per il quale non ha mai fatto tanto successo, diciamo, tra noi smanettoni. Ha più avuto successo nelle scuole perché era acquistabile con, come si dice, con i famosi bandi per l'istruzione, a differenza delle render ad esempio, che non lo sono attualmente, lo sono entrate in tempi recenti, insomma. Quindi l'unica sarebbe o procurarsi stampanti con la stessa area di stampa, la stessa cinematica, e accontentarsi degli errori che ci sarebbero di configurazione, perché ad esempio una stampante piuttosto che un'altra comunque avrà sempre, cioè 100%, è proprio una legge empirica, qualche parametro diverso. Non è impossibile trovare due stampanti perfette uguali, quindi se si accetta il compromesso
si hanno due stampanti uguali in due plessi diversi, basta girare con lo stesso octoprint una volta che è connesso, problemi non ce ne sono. Stampante è quella, modello è quello, cinematica è quella, non ci sono problemi. Quando si inizia però ad avere, come si può dire, frammentazione di questi mezzi, chiamiamoli così, diventa un problema, perché bisogna andare a smanettare dentro Octoprint e fare il, tipo un dual boot, come si fa con i computer Windows e Linux, e a seconda di che macchina si ha, far partire l'Octoprint relativo. È che un conto è farlo su un computer, come può essere un computer fisso, un desktop, un portatile, che comunque ha una potenza computazionale non indifferente rispetto a un Raspberry. Un altro conto è farlo su un Raspberry, che di solito fa il boot da un SD, no, da un SSD o un hard disk, proprio un SD, ha un chip tecnologia ARM che non è proprio chissà che sta gran potenza, e quindi si rischia di andare a castrare praticamente inutilmente le prestazioni del Raspberry, senza contare che si porta alla morte prematura dell'SD, perché un dual boot non è che tu spegni una partizione e fai andare solo una, le fai andare in contemporanea, perché tu all'avvio devi avere tipo il grab come su Linux per decidere quali delle due partizioni far partire. Quindi è fattibile, ha senso? No. Perché? Perché soprattutto considerando che se è in ambito di una scuola, l'Octoprint avrebbe talmente tante complicazioni successivamente che per un utilizzo, anche solo utilizzare il Tinkercad che gira, chiamiamolo così, in realtà è SugarCAD se non ricordo male. Sì, giusto, giusto, giusto. Non ha senso. Forse una scuola IT superiore, ad esempio, dove si pensa di rendere più complicate le cose per allenare gli studenti è un conto, ma già in ambito medie perde il 100%, al 100% perde tutto il suo significato di utilizzo vero e proprio, perché è una complicazione inutile, che non neanche inutile, ma è una complicazione che non vale la candela, insomma. Okay. Il gioco non vale la candela. Era giusto per capire un attimo come semplificarmi la vita. Comunque, su Raspberry, usando SugarCAD, 7-8 computer vanno dignitosamente. Sì, perché dopo praticamente SugarCAD sfrutta in parte anche la potenza del computer dal terminale, perché alla fine l'importante di SugarCAD è di girare nella stessa rete locale. Dopo migra il carico in contemporanea su tutti i computer connessi. Ovviamente se io mi metto a disegnare i pezzi meccanici di una stampante 3D inizierà a dare già più noie piuttosto di un ragazzo che si sta progettando ad esempio un semplicissimo esagono con quattro fori, insomma. Sì, sì, infatti. Quindi sì, cose molto... quindi anche gli utilizzi, un utilizzo in ambito io, Matteo e un altro che progettiamo pezzi meccanici su SugarCAD e Raspberry, alzano bandiera bianca e dicono vi prego eliminateci proprio. Beh, dici proprio il monitor, basta, non ne posso più. No, ma nella scuola no, siamo quei livelli lì. A me basta che disegnino le scatoline, che disegnino qualche macchinina, quelle cose lì molto semplici, anche piccoline da fare in fretta a stamparle, massimo 5 cm per 4, in modo se no diventa tutto molto complicato. No, va bene, ho capito che devo tenermi Raspberry con l'Octoprint, ognuno per la sua stampante praticamente, che una volta configurato uso sempre quello e basta, insomma. Più che altro la soluzione che ha meno problemi, perché non hai gli sbatti di star là a configurarlo ogni volta. Sì, sì. Perché la soluzione di Octoprint in dual boot significa che ogni riavvio tu devi comunque andare a dire a Raspberry guarda che io ho questa stampante adesso, non ho più quell'altra, quindi devi accendermi l'altra partizione. Senza contare che se qualcuno sbaglia l'avvio potrebbe andare tutto in fiamme. Esatto. Non metaforiche ma letterali. Perché se ad esempio non ci si accorge che si ha il profilo di una stampante col piano riscaldato, su una stampante che non ha il piano riscaldato, non so se magari questo è il caso, ma è proprio il caso tipo... No, il caso cioè, ci sono delle stampanti che hanno il piano riscaldato, di quelle che non ce l'hanno. Ecco. Far andare un Octoprint per impostato per il piano riscaldato piuttosto che l'altro significherebbe dire alla scheda elettronica della stampante senza il piano riscaldato comandi di riscaldamento del piano che non ha, e il software va a un ululo a farsi le sue vacanze per il resto dei suoi giorni, perché dice comandi che non sono in ballo, e la scheda si brinca.
99 delle volte la scheda si bricca e ciao stampante, chiami il fornitore della stampante e dici mandami una scheda nuova. Succede questo di solito, perché purtroppo il Raspberry non è come una stampa da SD, ok? Una stampa da SD, il software della stampante precarica in memoria tutto il file, quindi fa già il check della stampante, dice ehi, è fatto con, per un'altra stampante, ferma tutto, e fin qua tu sei sicuro. È per quel motivo che fino adesso magari faccio il software per la Prusa i3, la metto proprio sulla vecchia Anet che avevo, che non avevo appena riscaldato, non succedeva niente. Il Raspberry invece manda i G-code proprio in RAW, quindi che significa? Non è che manda tutto il file alla stampante, la stampante lo elabora, gli manda la linea di codice, tipo G1 spostati al piano X10 ad esempio, no? Dopo cosa fa? G1 Y10 e sposta la Y di 10 e così via dicendo. Se però gli arriva il comando M92 piano riscaldato a 60, il software dice lo faccio, però non so cosa significa, e di solito fa un comando a caso e l'elettronica ne patisce. Se ti va di fortuna, mai che vada, bruci un connettore dell'hotend, lo cambi e via, sono 10 centesimi. Peggiore dei casi, non solo puoi danneggiare la tua stampante, ma puoi anche danneggiare pesantemente la zona dove è la stampante. Ad esempio, facciamo finta, la stampante dice fa fare motori, comandi enormi, i motori si surriscaldano, potrebbero bruciare il cavo, se il cavo fa la scintilla o la fiamma e inizia a fonderti la plastica, sono proprio danni ingenti, non una semplice schedina madre o un connettore a 10 centesimi. Sono successi stampanti che hanno preso fuoco per questo problema. Anche perché basta un MOSFET che parte, ti fa un po' di fiammella e ti dà fuoco a tutti gli altri. È proprio anche una questione di sicurezza, questa, no? Solo di fruibilità della cosa. Nel senso, se si sa che quello che l'utilizza sa quello che fa, è un conto. Però allora bisognerebbe che sia sempre la stessa persona informata di come funziona. Diciamo se invece che sta imparando, diciamo che lo sta imparando quello che c'è da fare. Se invece è una delle prime armi che si ritrova con questo dispositivo, non si accorge che per sbaglio ha caricato un profilo di un Octoprint, che non, di solito non ti dice mai, ti dice sul nome del file. Se tu magari non te ne accorgi, hai caricato l'altro software, il patatrac è sempre dietro l'angolo. Non capito. Anche perché, considerando che in una scuola, tecnicamente, la mia esperienza mi ha insegnato che hanno accesso tutti a quel macchinario. Non è che è come nel mio laboratorio che solo io ho l'accesso. Una stampante 3D in un laboratorio di tecnologia, per quanto non si sappia, sempre sono più di una persona che ha accesso. Se magari una persona dà l'accesso a un altro, è insaputa di un altro, perché può capitare, magari dice, to guarda, te la impresto perché ho da fare questo lavoro, to, te la presto. Magari un altro non lo sai. Nella mia esperienza sono l'unico che in tutto l'istituto che la usa, e quindi quando si fanno i laboratori stampa 3D ci sono sempre io. Perfetto. Quindi non c'è il problema che giri in tante mani, ecco, semplicemente. Va bene, vi ringrazio. Di nulla. Mi taccio. Altre domande? Anche in chat, se non potete aprire il microfono. Io, Simone, ne approfitterei per farti un'altra domandina che esula un po' dal tema del talk, ma visto che siete entrambi due giovani super esperti, due maker, beh, diciamo così. No, se volete brevemente, perché non vi ho presentato all'inizio. Dire insomma la vostra esperienza professionale, cioè nel senso come siete cresciuti in questo campo. Beh, allora parto io, che dopo si presenterà anche Matteo. E io sono nato nel senso sono diventato uno stampatore 3D quasi per caso. Principalmente stavo progettando schede elettroniche, centraline meteo, ancora 3 anni fa. Mi ero stufato di fare i miei contenitori di riciclo pagandomeli oro, e ho deciso di comprare una stampante 3D a suo tempo con i pochi skate che aveva a suo tempo, e da allora mi sono pian piano sviluppato comprando nuove macchine, ho trovato gente che mi ha dato tra virgolette un lavoro in questo ambito, perché stampo su commissione,
Dopo sono diventato un manutentore di stampanti 3D per conto di qualche azienda qua intorno, e quindi diciamo sono dentro il mondo principalmente proprio come professione oltre che per passione, anche se faccio studio elettronica all'università, di base la stampa 3D per me oltre che una passione è anche un lavoro. Mi capita spesso di aiutare qualcuno a manutentare la stampante 3D proprio in ambito professionale. Dopo il mio utilizzo da maker della stampa 3D principalmente è per supportare quello che faccio il lato elettronico. Se ho bisogno di fare un progetto come una stazione meteo, un simulatore piuttosto che un altro dispositivo, la stampa 3D mi torna utile. Per fare un esempio pratico, questo è un volante di un simulatore a Formula 1, l'elettronica interna l'ho autocostruita, però con la stampante 3D ne ho approfittato per stampare tutto il case. Quindi per me la stampa 3D è proprio un supporto vero e proprio, ma fondamentale direi, per tutti i miei progetti. Dopo è anche una passione perché sì, smanettarci sopra per ottenere sempre i risultati migliori possibili, sì, la perfezione non esiste, quindi ci si va a migliorare di volta in volta. Diciamo che di base è questa per me la stampa 3D, sviluppare continuo dei progetti miei e uno smanettamento continuo sull'elettronica hardware di queste stampanti, perché mi diverto praticamente di dare quel sbocco lavorativo, si spera, in futuro chissà. Direi anche nota bonus sull'uomo, sentirlo su Discord mentre cerca di riparare una stampante è una delle migliori emozioni che si possono avere dalla vita. Con gli termini, perché oltre alle nozioni che spesso mi capita di dire, magari quelli su Discord ogni tanto passavano, cioè, cos'è la stampa 3D, inventavo di quelle parole, perché non è che si possono tirare parolacce o bestemmie potenti su Discord, e allora inventavo dei termini acuti per descrivere la situazione, no? Quindi praticamente è anche una roba spassatempo proprio. Vabbè. Adesso direi che ti puoi presentare. Presento anch'io. Allora, vabbè, sono Matteo. Allora, io sono entrato a contatto con il mondo delle stampanti 3D semplicemente perché ho avuto l'occasione di mettere mano su una, direi, scrausissima stampante di quella che chiamo di legno di bambù colorato col carbone, detta anche GTEC 3ProV. E diciamo che praticamente significa cominciare in modo hard, perché partiamo già dal telaio, è in legno flessibile, che dovrebbe, il telaio dovrebbe essere solido. Aggiungiamo... Fare una nota, metteva la stampante su un posto, fine stampa era spostata di 3-4 cm dal posto originale. Sì, oppure il telaio era questo. Oppure partivi così e a fine stampa te ritrovi così. Quindi per chi ha un attimo di nozione sa che è troppo, e quindi le stampe erano quelle che erano. E anche, vabbè, non parliamo del software, che il firmware che c'era era qualcosa di orripilante. Da lì mi ci sono messo, ho cominciato prima ad aggiornare quella stampante grazie ad un telaio di scorta che aveva lui, che fa, devo buttarlo, passa qua, proviamo a togliere starnesaccio di legno. Poi da lì sono passato a varie stampanti, ho avuto modo di provare anche la 20T della GTEC. In questo momento sto usando per me una io chiamo Dreadnought, perché è fatta di metallo ed è praticamente lo step successivo della stampante di legno, che praticamente è una stampante su base Prusa come idea di impostazione, Prusa i3. Però con un telaio metallico e andando a sopperire le mancanze della Prusa. Prusa fa ottime meccaniche, pessime elettroniche. Sì, ci siamo dimenticati un passaggio. Quando noi abbiamo citato Discord prima, praticamente noi la sera ci troviamo per discutere principalmente di stampa 3D e andiamo a analizzare passo dopo passo tutte le stampanti 3D esistenti. Sì. E una sera, visto che stavamo discutendo del fatto che ci sono stampanti bellissime ma che costano l'ira di Dio, abbiamo provato a cercare di capire tutti i pro e i contro di questa stampante. Infatti forniamo anche supporto proprio a gente che ha bisogno di comprare una stampante 3D, onde evitare di prendere la fregata, perché sì, ce ne sono troppe.
abbiamo fatto tutti noi proprio all'inizio su stampanti 3D molto flessibili. La sua era in legno, la mia era senza sistemi di sicurezza termici, quindi sì. Ed è da lì infatti che abbiamo iniziato a smanettare, e quindi siamo entrati nel mondo della stampa 3D come smanettoni, e proprio il termine giusto è smanettoni. E quindi aggiungerei che la stampa 3D non è come la stampa 2D, cioè non è che già vai su Paliper, anzi vai all'Auchan, ti compri una stampante, la metti sul tavolo, colleghi, che so, il cavetto USB, se non l'Ethernet, se non lo Wi-Fi, se non quello che è, stampi. Richiede, almeno per ora, una continua e costante, diciamo, manutenzione, savoir-faire da parte dell'utente, aggiornamento non solo lato software, perché aggiornare il firmware di una stampante 3D è molto importante, soprattutto considerando che molte stampanti escono con firmware di fabbrica pericolosi, perché se va a fuoco qualcosa la stampante non si ferma, anzi continua a dar corrente, quindi la fiammella diventa fiammona. E quindi sì, non si può pretendere di prendere la stampante e lasciarla lì, quindi ti devi aggiornare, devi continuare ad imparare. Poi fai anche belle cose, perché parti da fare il cubettino in PLA e finisci a stamparti un lampadario. Però sì, passo dopo passo, aggiornamento dopo aggiornamento. Ottoprint difatti è stata anche da noi una scoperta fatta proprio in quest'ottica di nostro sviluppo personale, perché sì, siamo partiti, ma penso anche quasi la maggior parte della gente che ha iniziato a stampare in 3D, da stampanti da basso costo, si è visto che si andava a migliorarla, e a un certo punto si raggiunge sempre quel livello. Qual è lo step successivo? Proviamo a collegarla a internet. Allora, certe stampanti, come può essere la Prusa Mini o comunque stampanti serie, le Ultimaker, hanno Wi-Fi integrato, basti pensare a quello. Si collega a internet, alla sua interfaccia web, puoi caricare il G-code da remoto, puoi fare gli aggiornamenti del firmware da remoto già pronti, si arrangiano loro. Questa è la cosa più bella che avessero mai potuto inventare. E dopo ci sono quelle stampanti economiche, le nostre, sì. Non penso anche le, diciamo, maggior parte presenti su tutti i privati. Simone è un po' quello che ragiona di farm, quindi Simone ha quattro stampanti o comunque ama avere più stampanti da gestire insieme. Io sono più quello che ragiona una stampante alla volta, quindi anche qua si vede un attimo anche la differenza nell'evoluzione, perché si è partiti su schede RAMPS con attaccato un Arduino Mega, se non peggio, perché ci sono i consoli 128p ancora in giro, 1.284, sì. Praticamente stiamo parlando di chip, perché stiamo parlando di frazioni di un Arduino normale. E adesso c'è la diramazione, da un lato c'è la soluzione Octoprint, che è il mettere in rete e far fare tutto al Raspberry, che sia lo slicing, che sia il passaggio dei comandi alla scheda o alla progettazione del pezzo vero e proprio. Esattamente. Dall'altro lato c'è l'evoluzione di quelle board un po' più semplici e come dire stand alone, dove c'è l'evoluzione al 32 bit in ARM, dove lo scopo è tu gli dai un file già slicciato, già tagliato, e la stampante si arrangia da sola, che ti dà anche alcuni vantaggi, perché siccome il firmware, diciamo, non c'è un Octoprint che da fuori dice cosa fare, ma è il firmware, magari puoi avere, esatto, dei vantaggi in velocità in certi casi, oppure in sicurezza. È anche un po' più noob-proof. È proprio qui che si nota la differenza delle separazioni in questo mondo, e il discorso che ogni stampante è diversa, perché non è solo la stampante diversa, ma anche proprio la mentalità dello stampatore. Esatto. Ad esempio, io finché la stampante non mi funziona al 100%, sto là sopra, la smonto, la rimonto e tutto. Un'altra persona, come ad esempio Matteo, se il suo pezzo è fuori di 0,5 mm, lui dice, vabbè, l'ho stampato, ho fatto. Quindi dopo è lo stampatore che va in a dare la sua idea a, come si dice, alla stampante. La stampante diventa la stampante dopo diventa lo stampatore proprio lato macchina, quindi è una cosa che dire che le stampanti sono tutte uguali alla fine è impossibile, perché non è solo la stampante fa la differenza, ma anche lo stampatore. Ad esempio, prima Maurizio aveva detto che aveva due stampanti, che voleva fare tutto il suo serie con il suo stesso Octoprint. Un'altra persona, come potrebbe essere ad esempio Matteo, per citarne uno solo perché qua di fianco a me,
magari invece di fare un Raspberry per tutte le sue macchine, diceva metto una scheda 32 bit su tutte le macchine, così sono più tranquillo e Raspberry chi lo usa? Sì, 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 la differenza sta lì. Aggiungo che su alcune macchine, tipo la Erwin Thinker 6 che sto usando adesso, che devo ancora fare la 32 bit io. È quella macchina che si vede là dietro, sì. Questa più grande qua, non so se dalla webcam si vede, è quella là. Un po'. Sì, sì, sì. Ho già fatto aggiornamenti, tra l'altro, che essendo andato sì, aggiornare sì, a questo usore anche, sì, sì. Tra l'altro, io invece sono relativamente stock perché per i miei usi diciamo, mi soddisfa. Quindi, come al solito, consiglio. Una buona stampante d'inizio per chi non ce l'ha ancora, o magari per chi ce n'ha già una ma non sa se può smanettarci sopra, Ender 3 Pro o Ender 3 Pro, quella che adesso ci costa meno costano, praticamente sì, nel senso costa tipo 10 euro in più dell'Ender 3 liscia, ma ti dà una serie di aggiornamenti già dentro che quei 10 euro in confronto sono un regalo. E da lì si può partire, ci sono tante modifiche tra virgolette già pronte, quindi da lì, come dire, si ragiona da lì passo passo e ci si aggiorna. Si forma e ci vede dove si vuole andare. Dopo vedo che ci sono anche domande scritte. E la prima è sulla i3 Mega. E allora, bisogna fare una piccola distinzione. È la versione 1.0 o la 2.0? Perché, allora, la i3 Mega, quella 1.0, ti posso già dire, perdona se te lo dico brutalmente così, l'ABS non potrei mai stamparlo. Perché non ha il piano riscaldato. E soprattutto ha un problema, è in camera aperta. Che significa in camera aperta? La stampante è nuda e cruda e io posso toccare così l'estrusore e tutte le sue parti. Servirebbe una stampante in camera chiusa, quella che attualmente è dentro mobile. Quella in camera aperta. Infatti quella sta stampando ABS adesso. Perché dico questo? L'ABS è un materiale che con la temperatura è molto sensibile. Tende proprio a staccarsi dal piano perché i flussi d'aria freddi che ci sono intorno, perché non è che abbiamo a 60 gradi l'ambiente, di solito sta a 30 nel peggiore dei casi, fa staccare il pezzo, deformarsi, scollarsi e tutto. Inoltre, più che la lacca, servirebbe la colla stick, proprio quella per incollare i fogli, perché la lacca si dice che incolli, in realtà non è che incolla, fa uno strato di separazione che sul PLA va a modificare il collante del PLA stesso, perché è amido di mais e quindi si incolla il piano in una maniera differente. Su altri materiali, PETG, ABS per l'appunto, o che potrebbero essere dei metalli pesanti, sì, no, dei metalli, scusate, delle plastiche caricate, quindi la fibra di carbonio, il nylon e tutto del genere, serve per far staccare il pezzo a fine stampa, perché sennò un'adesione tale al piano che tu tiri su anche il piano e si spacca. Quindi sì, no, te lo porti proprio su, proprio esatto. Prendi il pezzo e c'hai tutto il piano sotto. E non si stacca neanche a martellate. Quindi la lacca serve più per fare stato di separazione. Si dice che incolli perché è uno dei tanti miti che sono nati purtroppo sulla community degli stampatori su Facebook, e quindi, come si può dire, dopo è passato il preconcetto che la lacca incolla. In realtà no, è il PLA si incolla meglio semplicemente perché tu gli spalmi di più superficie, perché diventa la lacca, comunque essendo uno spray, non fa uno stato omogeneo, fa tanti piccoli rughi che non si vedono e aumenta la superficie. Il concetto per il quale la lacca funziona è così: a piano freddo la lacca tu la togli, si stacca subito il pezzo, non è un problema. Per quanto riguarda invece il fatto che è aperta lì, o l'unica è rinchiuderla in una scatola di cartone come quella che si vede là dietro, piuttosto, o farci proprio un mobile apposito con le porte, il plexiglass per la stampante inchiodata dentro e l'elettronica fuori, quella fa la vera differenza per stampare l'ABS. Molto banalmente, un uso di una stampante 3D è: vai all'IKEA, ti compri IKEA LAC, ti stampi su, per esempio, su siti come Thingiverse, trovi centinaia di progetti già fatti. Esattamente. E si va a clonare. Bingo. Si fa una sorta di enclosure con questo mobile, circondata da, che può essere anche un pannello di legno piuttosto che una porta in plexiglass, come ho fatto io, solo perché io volevo vedere la stampante all'interno. E allora quello serve per stampare in l'ABS. L'ABS purtroppo, tralasciando il fatto che adesso c'è l'ASA, che è ancora meglio perché ha una minore adesione, una minore tossicità, l'ABS bisogna tenere conto che è tossico. Quindi è consigliato non solo per l'adesione alla stampa vera e propria, ma anche per sicurezza propria.
Il mobile IKEA che scrivo adesso anche in chat è questo, IKEA LACK, proprio LACK. È un mobilino che costa 10 euro, ce ne comprano due e si va a costruire praticamente quel mobile là. Ovviamente dopo ci si fa i pezzi stampati, si fa sul mobile per se stessi, quindi è sempre un po' del fai da te che rientra per potente nelle vene. Però per stampare ABS è forse l'unica soluzione, se non andare su stampanti professionali, come purtroppo il lavoro qua dietro che è morta e defunta, che però è una stampante che è fatta apposta per stampare l'ABS. Ci sono stampanti fatte apposta per stampare l'ABS. Il problema è che sì, queste sono stampanti con tutta una cinematica diversa e tutto quanto. L'alternativa all'ABS, che si chiama ASA, è sempre ABS, ok? Però contiene meno stirene, non contiene quasi niente stirene, che è quel componente che fa deformare il pezzo sui piani e che soprattutto alla fine è tossico. Una volta che si è rimosso lo stirene, in teoria diventa PLA normalissimo, con però capacità meccaniche per fare proprio ingranaggi o contenitori. L'altra domanda invece riferita al programma per disegnare, principalmente entrambi usiamo Fusion 360, perché tralasciando il fatto che, con la scusa che faccio solo schede elettroniche di base come progetti, ho già l'implementazione per Eagle per farmi tutte le schede elettroniche, farmi il closure già su misura del pezzo, ha tutta una serie di precompatibilità con software di CAD CAM, perché ad esempio io ho anche la CNC, che non si vede perché è sotto il mobile, però ho anche una piccola CNC, pezzi elettronici, AutoCAD per il disegno 2D, e quindi principalmente uso questo. Dopo però altre soluzioni valide possono essere SketchUp, che è gratuito, FreeCAD, anche se però tendo a sconsigliarlo perché principalmente linea di comando ed è il più complesso di tutti, o Tinkercad, che è online, gratuito, basta una registrazione tramite Google alla fine, anche perché anche quello in teoria è di Autodesk, se non erro. C'è una specie di risico di io compro questo, tu compri quello nell'ultimo periodo, che è assurdo. Però comunque basta la piccola registrazione con la propria mail e si ha già gli STL. Dopo, quello che fa la differenza non è il programma con cui disegni il pezzo, già, è il programma con cui io vado a fare il G-code. Perché posso avere anche il pezzo più bello al mondo fatto con Fusion, piuttosto che con un Rhino Cera, che è un programma aziendale. Però se dopo come slicer uso una versione di 5 anni fa... O molto banalmente, sì, la versione che ti passano con le varie stampanti, che potremmo definire cinesi, la battaglia, diciamo, sono slicer pensati per un pubblico completamente neofita. Esatto. E sono configurati alla cazzoletta proprio. Ad esempio, facciamo un esempio pratico: le versioni di quel software di slicing che passa la Creality quando compri l'Ender 3 dentro l'SD non è nient'altro che Cura Ultimaker con una versione fatta da loro che ha solo la Ender. Compro la CR10 o solo CR10, compro la CR6 o solo CR6, è fatta apposta per colui che la vuole comprare, non sa niente di stampa 3D e ha già tutto pronto, già calibrata, sì. Si fa per dire, perché comunque la calibrazione di fabbrica è diversa dal montaggio. Quando io monto la stampante a casa, sbaglio la vite di un millimetro, la calibrazione parla su quel millimetro di scatto. Ma molto banalmente, anche se tu prendi, assembli la stampante e dopo sei talmente bravo che la prendi e la sposti, che ne so, da casa tua a casa del tuo amico Giovanni senza neanche allentare mezza vite, solo il fatto che hai cambiato ambiente ti richiede una ricalibrazione. Magari non che devi rismontarla tutta ex novo, per carità, ma hai già da fare una piccola ricalibrazione. Perché la temperatura ambientale magari diversa, l'estrusore cambia i suoi parametri di riscaldamento. Esempio tipo, per quel motivo che la stampante 3D, una volta che è messa in posizione, non dovrebbe mai essere spostata, salvo ricalibrarla dopo. Per quanto riguarda invece i programmi che noi usiamo per fare i file di stampa, principalmente io uso Prusa Slicer, che è per la Prusa, e Ultimaker Cura. Perché dico questi due? Perché sono quelli più aggiornati. C'è anche Simplify, però onestamente se vado a spendere 120 euro di licenza quando ho programmi gratuiti che sono aggiornati vanno meglio, vado sulle alternative open source, insomma. Anche perché Cura, Super Slicer e Prusa Slicer sono open source, e visto che principalmente utilizzo stampanti 3D open source, mi sembra giusto proseguire su questa linea di ottica di pensiero. Il closed source con la stampa 3D purtroppo è un binomio che non vanno d'accordo, mettiamola così.
anche perché in caso di problemi l'open source significa io rompo la mia stampante, Matteo può darmi la mano a trovare una soluzione. Closed source significa se io rompo la stampante mi tocca chiamare a pagamento il loro servizio clienti. E quindi sì, cambia molto il discorso. Sì, anche perché cioè, aiutarsi nel mondo delle stampanti 3D è un classico, soprattutto quando si comincia a parlare di perché non va. A volte ci si perde in inezie, sai, fuori di sbattere contro lo stesso muro, non ti accorgi che ti bastava fare un passo. Questo è lo stesso discorso per il quale RPTS server viene poco usato dalla gente come noi. Sì. Perché se noi abbiamo un problema, non è che io rompo il mio Raspberry con RPTS, chiamo lui per risolverlo. Mi tocca chiamare per forza gli sviluppatori di RPTS server o comunque contattarli via mail che mi diano loro la soluzione. E spesso sono servizi a pagamento, purtroppo, non... perché comunque loro fanno il loro lavoro, devono comunque essere finanziati. Un problema non è che te lo risolvono gratis. Idem vale con le Prusa. Se io compro la Prusa originale, in caso di problemi, difficilmente un altro stampatore può aiutarmi a trovare la soluzione. Mi toccherà il 90% delle volte chiamare proprio Prusa. E dopo ci sono altri produttori simili. Con le stampanti 3D di uso comune, come le Ender, piuttosto che le OneHour, le Anycubic... Lì diventa una collaborazione tra le persone. Lì si comprano appositamente senza supporto, cioè sai che il produttore ti dice sì, dovresti usare il nostro software, li guardi con una faccia del tipo ma no. Sei serio? Perché magari ti hanno passato firmware che protezioni termiche inesistenti o calibrazioni fatte alla carlona, slicer che anche quello magari ti hanno passato bimbo slicer che serve solo per ci butti dentro l'STL di turno e non puoi fare altro che slicciarlo così senza poter cambiare i parametri della serie, puoi fare solo PLA 60 gradi 210 questo, quindi che so, come dicevo prima, la Ender 3 Pro la compri non perché Creality ti stia dando tutto, la compri perché la community ti sta dando un enorme supporto. È lo stesso discorso di Octoprint, che viene preferito perché come ci sono io che lo usa, c'è anche lui, c'è Pinco Pallo, il tipo di fianco a casa mia che lo usa, piuttosto che un altro, e via dicendo. In caso di problemi si crea la rete di aiuto. Programmi più avanzati, come può essere Mainsail, siamo in 1459 contatti, io sono l'ultimo che lo usa, perché ognuno di noi ha un identificativo numerico, e si vede quante persone lo hanno, già là si capisce in caso di che uno ha un problema, la prende in quel posto. Con termini così, insomma. Ok, sì, mi permetto di collegarmi, perché come avete detto bene, il discorso sempre, il tema soprattutto open source, l'importanza della community, e mi ricollego a quello che dicevate all'inizio, insomma, che nella vostra, diciamo, crescita professionale in questo campo siete partiti dal voler affrontare, insomma, questa conoscenza più approfondita su stampante in 3D lato smanettoni. Credo che sia una costante comune anche per chi vuole addentrarsi nel mondo Linux o compagnia cantante, diciamo così. C'è una caratteristica comune per, tra virgolette, l'hacker in generale, no? Quindi proprio chi ha la volontà di mettersi in gioco e di cercare di affrontare dei problemi che magari non si sarebbero presentati senza la volontà di conoscere più approfonditamente, diciamo, vari temi, insomma. Io direi che siete stati super bravi, complimenti a tutti e due. Mi accodo ad Oscar, grazie dell'intervento. E niente, noi come Luganega ci vediamo al prossimo appuntamento, che dovrebbe essere la prossima settimana, sempre su questo canale. Posteremo il talk sicuramente sul nostro sito, luganega.org. E se volete passare a trovarci, ci trovate anche sul gruppo Luganega su Telegram, in cui troverete anche Simone, credo anche Matteo. Ok, va bene ragazzi, grazie mille a tutti e due. Grazie a voi. Buona serata. Altrettanto. Buona serata. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, buona serata a tutti.